Ok, allora come ti chiameresti? Eh? Come si chiama? Antonio Montana. E tu? Tu come ti chiameresti? Dì ai tuoi compari di Miami e al tuo amico che sarà un piacere. Io un comunista lo ammazzo anche gratis. Ma per la carta verde di residenza sarei anche disposto a suonare. E venga! Da un amico che hai fottuto! Primo lavoro vi dovete accontentare di 500. Ok, e il lavoro che ho fatto per voi altri a Freedom Town, quello che era? Ammazzare le banche, che è stata una partita a domino, se la venga era una cosa. Sta zitto, Memi. Che gli ha presa questo squattro? Non lo sai che potevamo trovare un altro per fare secco le venga, e anche almeno 50 biglietti. E allora come mai non l'avete preso? A me non mi chiami squattro, stronzo, perché io ti stacco con la testa di merda e la faccio rotolare giù per il piano. Tenta come fai? Dai, che mi fai paura? Sta calmo, ristacca. Non mi ci chiami squattro, hai capito? Vaffanculo. Ma chi si crede dietro? Trova lavoro. E dai! Andiamo al bagno, ora! Ma che state combinando? Non fate stronzate. Ho detto che non ce l'ho la grana. Ah sì? Va bene. Me li vuoi dare subito? O devo far fuori tuo fratello? Prima di fare fuori te. Senti, faccia di merda, staccati la testa e fica della mia culo. E guarda un po' se c'è. Ah sì? Ok. Sube il volume. Entra. Ehi, Tony, guarda cosa faccio a tuo fratello. Se non vuoi fare la stessa fine anche tu, mi devi dare i soldi, capito? Adesso la gamba. Adesso tocca a te! Scate giù! Aspetta, Clau! Dove cazzo vai? Clau! Crepa! Chiudi lo sportello! Non ricominciare a fare lo stronzo, per favore. Ricordati che l'anno scorso di questi tempi stavamo tutti a due in gabbia, ok? Ricordatelo tu. Io me lo sono scordato. È meglio che ti accontenti di quello che hai. Tu accontentati. Io mi prendo tutto quello che posso. E cos'è che puoi prenderti? Il mondo, Chico. E tutto quello che c'è dentro. È lui che ha fatto dare l'ergastolo a Vito Di Valle, ai fratelli Ramone, e Annello e Gino. Come faccio a sapere che anche lei non sia un verde? Ehi, Sosa. Mettiamo subito in chiaro le cose adesso. Io non ho mai fregato nessuno al mondo in tutta la mia vita, a meno che non se lo meritasse. È chiaro questo? Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la mia parola. E le ho sempre onorate, tutte e due. Quel pezzo di merda lassù a me non mi è mai piaciuto, non mi sono mai fidato di lui. Per me potrebbe anche avermi incastrato e aver fatto uccidere il mio amico Angel Fernandez. Ma questa è storia. Io sono qui e lui no. Se lei continua con me, lo dica e basta. Se no, lo dica.
dove? Che ti hanno fatto? Mi hanno rovinato un vestito da 800 dollari. Ma che cavolo è stato? Gorilla. Non lo so. Me li deve aver mandati qualcuno. Non li avevo mai visti. Che ti serve una pistola? La pistola? Ah, niente. Io sono... Com'è che si dice? Paranoico. Perché non rispondi? Deve essere Elvira, era arrabbiata quando siamo usciti dalla porta. Le dico che non ci sei, ok? No, non importa. Pronto. Sì, ok, vengo tra un'ora, sta tranquillo. Ehi, Frank, sei un bello stronzo. Tony, ma di che stai parlando? Lo sai di che cosa sto parlando, brutto scarafaggio del cazzo. Ma che vai dicendo? Adesso sta a sentire me. Lo sai che cos'è un'assa, Frank? È un porco, uno che non riga dritto. Uno come te, Frank. Tony? Non mi ammazzare, ti prego, non mi ammazzare. Io non ti ammazzo. Grazie, Tony. Alzati. Grazie. Manny. Sì, Tony. Spara tu a quel pezzo di merda. No! 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 Oh! Facciamo la guerra. Don. Eh? Non vi è bastato? Power! Vedete ancora? Coraggio! Non tiro piani! Vigliacchi! Continuate a sparare avanti! Me ne spettano le vostre pallottole!